Si parla di fede, si parla che cos'è la fede, la fiducia, fiducia in qualcosa che non si vede, in qualcosa che si può soltanto percepire, non con i nostri sensi. In questo video vogliamo parlare della fede e di tutto ciò che sta intorno ad essa. Quindi, sappiamo che il canale è tra scienza e fede, quindi non si parla solo di fisica, di matematica, ma parliamo spesso anche di fede. Il sottoscritto è teista, quindi crede nell'esistenza di un creatore di ogni cosa. Ma come si fa ad avere la fede e che cos'è? La fede è appunto la fiducia in qualcosa che non vediamo, che non possiamo percepire con i nostri sensi. Ma c'è anche un'altra cosa da tenere presente, la qualità della fede. Cioè non basta solo il dono della fede in sé. Cioè, io ho tanta fede in questa determinata cosa. Ma la qualità? La qualità è qualcosa che può svilupparsi allenandosi. Allenandosi in che senso? La fede si alimenta cibandosi di qualcosa che non è quello che mangiamo ogni giorno, che ci alimenta il nostro corpo, ma cibandosi di cibo spirituale, quindi qualcosa che nutre la nostra anima e fa sì che la qualità della nostra fede possa svilupparsi. Per un uomo di scienza, come può svilupparsi il concetto di la qualità della fede, se è anche un uomo di fede, attenzione. O come può un uomo di scienza convincere o tentare di convincere la persona che non ha fede a credere in qualcosa che non vede, che non può percepire con i propri sensi? Noi vediamo questo schermo. Questo schermo è una rappresentazione dell'universo. Una porzione di quello che è un universo che si estende miliardi di anni luce. Un universo che è nato da un puntino più piccolo di un nucleo atomico e tramite poi un processo chiamato inflazione, che ha portato all'espansione e alla crescita esponenziale di questo puntino, che pian piano da puntino è diventato più grande del sistema solare. Poi, o più grande della nostra stessa galassia e così via dicendo, quindi una crescita esponenziale, fino a estendersi miliardi di anni luce come l'universo attuale. Quello a noi visibile conta perlomeno 200 miliardi di galassie. Ogni galassia conta da un 100 a 300 miliardi di stelle. Quindi dal punto di vista matematico è anche possibile che la vita non sia nata solo su questo pianeta, cioè sulla Terra, ma ci siano anche civiltà, forse milioni di civiltà. Il problema è che non possiamo contattare queste civiltà come loro non possono contattare noi, viste le distanze siderali. Immaginiamoci che ci sono galassie distanti 3 miliardi di anni luce. 3 miliardi di anni luce significa che viaggiando alla velocità della luce impiegherei 3 miliardi di anni per arrivarci. Quindi dovrei superare la velocità della luce, viaggiare a una velocità iper-C, dove c'è la velocità della luce. Ma viaggiando più veloce della luce, tornerei indietro nel tempo. Perché nel momento in cui arrivo alla velocità della luce, il tempo si ferma, secondo la relatività di Einstein. Quindi bisognerebbe creare qualcosa che crei scorciatoie nello spazio-tempo, una sorta di wormhole artificiali, una sorta di ponti di Einstein-Rosen che collegano un punto all'altro dell'universo. Però bisognerebbe sapere il punto di partenza e anche il punto di arrivo. Insomma, con carta e penna, matematicamente, le equazioni ci dicono che possiamo viaggiare così, nello spazio e nel tempo anche. Matematicamente, nella realtà, è ben altra cosa. Il viaggio nel tempo non potrà mai essere effettuato
e le distanze siderali forse non potranno mai essere coperte, a meno che non riusciamo a creare un wormhole artificiale e stabilizzarlo, mantenerlo stabile, perché c'è anche il rischio che come lo crei dopo poco questo wormhole, vista la grande instabilità di un wormhole, cioè questo ponte di Einstein-Rosen che solitamente si crea all'interno di un buco nero rotante, buco nero di Kerr o di Kerr-Nordenstrom, è instabile, quindi bisogna stabilizzare il wormhole, usarlo come scorciatoia spazio-temporale e sapere dove si arriva avendo una sorta di mappa stellare, mappa cosmica, ma noi non conosciamo tutto l'universo, ne conosciamo solo una parte di questa immensa bolla. Già questo che ho detto potrebbe far riflettere sulla meraviglia della creazione, come appunto chiamerò questo video, tra scienza e fede, le meraviglie della creazione. Ma non è solo questa la meraviglia della creazione. La meraviglia della creazione, la prima, è la vita. Molti pensano che la vita sia nata per caso. Potrebbe anche essere così. Da teista, quindi da persona di fede, che crede in un creatore di ogni cosa, in una coscienza cosmica, dico che non è così. Perché? Il caso? Bene. L'infinito? Bene. L'eternità? Va bene. Il tempo l'abbiamo, noi lo misuriamo con gli orologi, ma non esiste il tempo. Le lunghezze le misuriamo con un metro, ma non esiste il concetto di lunghezza laddove è tutto infinito ed eterno. Al di là di un continuum quadridimensionale, al di là delle dimensioni extra che prevede la teoria delle stringhe, che ne prevede almeno 10, le nostre quattro dimensioni del nostro cronotopo, cioè il nostro spazio-tempo quadridimensionale, lunghezza, larghezza, altezza e tempo, e altre sei che sono compattificate in complicati oggetti geometrici che vengono dette varietà di Calabi-Yau, dai nomi di Calabi e Yau, i due scopritori di tale varietà. La varietà è appunto una forma geometrica particolare dove queste dimensioni si compattificano in questo complicato oggetto geometrico che è studiato da quella branca della matematica che viene chiamata topologia. Comunque, stavo dicendo, a parte queste quindi le dimensioni compattificate, a parte le 10 dimensioni compattificate, l'universo in sé è eterno ed infinito. Quindi se è eterno e infinito, ha tutto il tempo per, diciamo, sviluppare ogni combinazione possibile, fin quando non azzecca quella giusta, non sceglie, la scelta non cade su appunto il caso, è come buttare i dadi un'infinità di volte. Quante volte uscirà 12? Un'infinità di volte. Se ho a disposizione un tempo infinito, avrò infinite possibilità che la combinazione giusta esca e faccia sì che si crei la vita. Questo è il ragionamento ateo. Ma, dico io, va bene, mi sta pure bene. Ma l'eternità è l'infinito. Perché esiste l'eternità? Perché esiste l'infinito? E perché per caso si è formata la vita? Perché si è evoluta e perché ha portato a esseri pensanti e coscienti come noi? Noi abbiamo una coscienza e un pensiero. Siamo capaci di creare? Sì, di creare. In questo siamo simili al creatore di ogni cosa. Nella creazione di altra vita, nel mettere al mondo figli, in questo emuliamo il nostro creatore, creando a noi, a nostra volta la vita. Ma abbiamo un'esistenza limitata nel tempo, seppur abbiamo una coscienza e un pensiero. Il nostro pensiero si è sviluppato
come il pensiero o la mente di un genio, può portare anche a scoprire leggi. Vedi Newton, vedi Galileo, Newton, Keplero, Einstein, tutte persone che erano dotate di questo talento, talento che viene definito a volte sapienza. La sapienza è una virtù dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la forza attiva della Trinità, almeno per chi è cristiano. Anche altre religioni, come l'induismo, sono trinitarie. Noi abbiamo Padre, Figlio e Spirito Santo. Nell'induismo c'è Brahma, Shiva e Vishnu. Il Padre è il Figlio è la manifestazione umana del Padre, come l'universo è la manifestazione di un pensiero di Dio, un pensiero di Dio che diviene forma. Il Cristo invece è Dio che si fa uomo e che viene in mezzo a noi per portarci la buona notizia, cioè il Vangelo. Ma qual è il centro, qual è la parte centrale del Vangelo, della buona notizia? L'amore. Se non ci fosse questo ingrediente nell'universo, nulla esisterebbe. Ci sarebbe soltanto il vuoto quantistico, ci sarebbe soltanto... Sì, può essere uno sviluppo di un universo, ma non così come lo conosciamo e come pian piano stiamo avendo l'opportunità di conoscere, anche tramite il telescopio spaziale Webb, non solo, ma per i vari satelliti che sono stati, che hanno raccolto una messa di dati, a cominciare da Planck, Chandra, e chi più ne ha più ne metta. Ma mi verrebbe quasi di dire, si hanno occhi per vedere, ma non si vede. Si hanno orecchi per sentire, ma non si ascolta. E in parte è vero, perché lo scienziato, l'uomo di scienza, non rimane affascinato nel vedere una stella, che è una centrale nucleare naturale. Non rimane affascinato nel vedere la spirale di una galassia, che è a sezione aurea. Non rimane affascinato nel vedere la sfericità e la... diciamo la perfezione di un pianeta che ruota intorno a una propria stella come il nostro, che ha determinate misure, calibrate, ben calibrate. Lasciamo stare l'inquinamento e tutte queste cose, i cambi climatici naturali o antropogenici che siano, cioè dovuti a cause naturali o dovuti anche all'influsso dell'uomo che ha rovinato il clima di questa nostra bella... di questo nostro bel pianeta, che è appunto la Terra, che potrebbe essere un paradiso, ha tutti gli attributi per esserlo, ma purtroppo l'uomo con lo sviluppo, con il progresso, ha anche distrutto l'ecosistema, rovinato l'ecosistema, e ormai secondo me non è che c'è molto tempo per tornare indietro, indietro non si torna, si può soltanto cercare di rimarginare una ferita abbastanza profonda. Il clima ormai è cambiato, ma sarebbe cambiato comunque. Noi abbiamo solo accelerato un processo naturale. Comunque, dicevo, le fasi lunari, le stagioni, il ciclo dell'acqua, cioè ci sono fenomeni che da soli dovrebbero perlomeno far sì che la persona che li studia si ponga la domanda perché. Una volta disse Stephen Hawking, io ho compreso, penso di aver compreso il come l'universo funziona. Una cosa che non ho capito è il perché. Perché esiste? Perché esiste qualcosa invece del nulla? Ecco il concetto. Perché esiste qualcosa invece del nulla? Il pensiero prende forma e diviene l'universo. Il pensiero di chi? Esempio, c'ho un computer,
Voglio fare un'immagine, ho l'algoritmo, faccio il programmino, metto i dati nel computer e il computer mi sviluppa l'immagine che ho programmato. Ma chi ha programmato il computer? Si è autoprogrammato da solo? No, ho immesso dei dati e il computer elaborando mi fornisce quello che chiedo, in questo caso un'immagine. Ma se non c'ero io dietro, il computer non si autoprogrammava. Noi siamo di fronte a un universo con leggi perfette, ben calibrate. Ricordatevi che la Terra si trova a una distanza ottimale, né troppo vicina, se no brucierebbe, né troppo lontana, se no gelerebbe dalla sua stella, cioè dal Sole. Una distanza ottimale affinché potesse nascere la vita, così come la conosciamo, nelle sue varie forme, dalle forme più piccole alle forme più evolute, fino ad arrivare alla grandezza che è l'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, dicono molte religioni, non solo la cristiana. Perché è fatto a immagine e somiglianza del creatore di ogni cosa? Perché è dotato di, prima di tutto, è dotato di ragione, di coscienza e di anima. Io sono un animista, io credo nell'esistenza di un'anima e di un'anima sempiterna. Non credo che l'anima muoia insieme al corpo. L'anima è la nostra vera essenza, il nostro vero io, l'energia che è in ognuno di noi. Sì, perché anche noi siamo esseri potenzialmente e potenti esseri spirituali. Lo siamo però in maniera potenziale. Dio invece da potenza diviene atto. E lo diviene per esempio nell'universo. L'universo è la manifestazione di Dio, un Dio immanente e trascendente, che è creatore e creazione. Cioè creatore perché da un suo pensiero, che è divenuto forma, è nato l'universo, ma è nello stesso tempo la manifestazione, cioè è anche epifania, manifestazione. In questo caso l'universo è manifestazione di Dio. Dio è l'universo. Dio è creatore e nello stesso tempo è l'universo stesso. Lo so, è un concetto un po', a volte forse un po' ostico da capire, da digerire, ma se ci riflettete bene non è così impossibile. Allora, praticamente una particella più piccola di un nucleo atomico, che da 10 alla meno 36 secondi dopo il Big Bang, a 10 alla meno 33 secondi dopo il Big Bang, quindi in un miliardesimo di secondo, subisce un processo chiamato inflazione che porta l'universo a espandersi e a crescere in maniera esponenziale. Già quello che sto dicendo, se lo vogliamo simulare al computer, ha bisogno di un programma. Chi ci sta dietro il programma? Chi ha programmato la simulazione, ma qua si tratta di una realtà. Anche se fosse una simulazione, si tratta di un qualcosa di elaborato, un pensiero che ha preso forma, un'informazione che è divenuta qualcosa di sensibile, perché noi vediamo le stelle, noi sappiamo che esistono, sappiamo che sono delle centrali nucleari naturali, come i buchi neri sono enormi. Sono dei tremendi pozzi gravitazionali in cui tutto può entrare e nulla più può uscire, e sono dovuti al collasso di stelle che hanno una determinata grandezza. Non tutte le stelle diventano buchi neri, anche questo. Vedete, in un universo che vi sembra così caotico, vedete da questa immagine che fa da sfondo al mio video. L'ordine nel disordine. Sì, perché in questo che sembra disordine c'è ordine. L'universo all'inizio, quando era più piccolo del nucleo atomico, nella sua fase quantistica, così ci piace dire, era altamente simmetrico e con un'entropia bassissima. L'entropia è la misura del disordine. La simmetria, beh, alta simmetria significa praticamente qualcosa di molto vicino alla perfezione,
perfezione, ma non perfetto, altamente simmetrico, non senza entropia, con un'entropia praticamente quasi inesistente. Attenzione a queste quasi, altamente simmetrico, entropia quasi inesistente. C'è sempre un qualcosa, non esiste il nulla, non esiste il vuoto assoluto, non esiste la simmetria perfetta, esiste un'alta simmetria, non esiste l'entropia zero, esiste una bassissima entropia. Attenzione, questo qualcosa, che non è il nulla, è l'energia del vuoto. L'energia del vuoto. Sì, perché il vuoto non esiste, il vuoto assoluto. Esiste il vuoto quantistico, ma il vuoto quantistico è in continuo movimento, è in una è un vuoto perturbato, è un vuoto come se fossero le creste del mare che quando si muove dal vento. Immaginatevi tutte queste creste di ondicine del mare che si muovono, o un'increspatura, l'increspatura, diciamo, chiamiamole increspature, di un qualcosa che è simile a una superficie come la superficie dell'acqua che quando soffia il vento si increspa. Così possiamo pensare il vuoto quantistico, ma a una dimensione come quella di Planck, 10 alla meno 35 metri misura e 10 alla meno 43 secondi tempo, queste perturbazioni sono così piccole, seppure nel momento in cui avviene il processo inflattivo, cioè questo processo di espansione e di crescita esponenziale, queste increspature a loro volta crescono e diventano galassie, stelle. Ecco il miracolo della creazione, se di miracolo vogliamo parlare. E questo, tutto questo che vi ho detto, è dovuto al caso. Mi viene difficile, a me, uomo di scienza, pensare a un caso così intelligente, a un caso così ordinato. Mi viene da pensare a un programmatore, a un qualcosa che sta dietro, al di là delle dimensioni e del nostro continuum quadridimensionale e al di là delle dimensioni della teoria delle stringhe che ne contempla 10 di dimensioni, comprese le nostre 4, come ho detto prima. Al di là. L'aldilà. Una dimensione dove non esiste tempo, non esiste lunghezza, ma esiste l'eternità e l'infinito. In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Noi sappiamo oggi che l'informazione, che tutto ciò che è caduto in un buco nero, non va perso. Forse i buchi neri sono porte verso altre dimensioni o altri universi addirittura, e che la loro controparte, i buchi bianchi, siano una sorta di singolarità come quella del Big Bang. Attenzione, se parliamo di eternità e di infinito, il Big Bang è solo una fase di un universo infinito, non l'inizio. L'universo è, come ha detto Stephen Hawking, in questo ci ha azzeccato. Mancava poco che faceva la connessione con io sono e l'universo è. Sì, perché Dio si presentò a Mosè, per esempio, noi, chi è cristiano sa che Dio parlò a Mosè e disse, quando Mosè disse chi sei, che dovrò dire, chi, come ti chiamo, cioè gli disse che devo dire poi al faraone quando andrò e mi presenterò e dirò lascio andare il mio popolo. Dirai io sono mi ha parlato, sì, perché io sono, Yahweh, io sono, lui, Dio è io sono, l'universo è, terza persona del verbo essere, io sono, tu sei e io. Io sono colui che sono, dirai io sono, l'universo è, ma allora l'universo è Dio. Ecco il panteismo. L'universo è manifestazione di un Dio immanente e trascendente che si definisce io sono. Quindi è un Dio che pensa, è puro spirito e i pensieri divengono forma.
ma per arrivare a ciò bisogna avere fede. Sì, bisogna avere fede perché non esiste ancora, seppur ho detto tutte queste cose in questa quasi mezz'ora di video, non esiste ancora una prova diretta dell'esistenza del creatore di ogni cosa. Ma esistono tante manifestazioni e mistiche e anche, io come uomo di scienza dirò sempre, l'universo nella sua, nel suo ordine, nelle sue leggi, soprattutto le leggi fisiche, tipo l'elettromagnetismo, la gravità, la forza nucleare forte e la forza nucleare debole, sono così ben calibrate che è impossibile che si siano formate, cioè che si siano evolute, che si siano, come volete dire voi, create per caso, che si siano improvvisamente questa gravità fa sì che le nubi di idrogeno si addensino sempre di più e formino una, quella che poi diventa una stella, una sorta di centrale nucleare naturale. Per caso, tutto per caso la gravità, per caso la forza elettromagnetica, per caso la forza forte che tiene uniti protoni e neutroni in seno al nucleo atomico, per caso la forza debole che fa sì che un elemento radioattivo decada dopo un n numero di anni, l'uranio diventa piombo per esempio, tutto per caso. Per caso il Sole, la Terra si trova alla distanza ottimale per far nascere la vita, né troppo lontana né troppo vicina alla sua stella, così come chissà quante altre, in quanti altri sistemi solari, in un universo sconfinato e forse non unico. Se è vero che esiste un multiverso, come si pensa oggi, che non sia l'unica bolla il nostro universo, dovete pensare al nostro universo come una bolla che è uscita fuori insieme ad altre miriadi di bolle. Quindi la famosa parola multiverso significa più universi, più bolle. Non tutte si sono sviluppate alla stessa nostra maniera. Ecco, già tutte queste cose, il multiverso, le varie bolle, l'interazione tra bolle, il passaggio da una bolla all'altra, il non scontrarsi con le altre bolle, tutte queste cose fanno pensare a un ordine prestabilito, un programma, un qualcosa che pensa e che elabora, appunto, una coscienza. Ma se è coscienza c'è pensiero. Ma se è onnipotente, onnivedente, onnipervadente, può fare qualunque cosa, essendo il creatore di ogni cosa. Ed è sempre esistito, sempre esisterà. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Eternità, infinito. Concetti difficili da digerire, ma non impossibili da comprendere. Finisco dicendo, chi ha orecchi intenda. Gli intendenti lo intenderanno e chi ha occhi per vedere, veda, chi ha orecchie per sentire, ascolti. Grazie.